Salve, lulecce.it, ci troviamo con l'amministratore delegato dell'Unione Sportiva Lecce, Antonio Tesoro. Buonasera. Direttore, allora, il futuro di questa squadra, lei come lo vede? Qual è la sua prospettiva? Il futuro di questa squadra adesso non può prescindere dai prossimi 180 minuti. E la prospettiva a cui dobbiamo pensare e che dobbiamo cercare di raggiungere a tutti i costi è questa agognata e maledettissima Serie B per cui stiamo lottando da un anno. Io passo subito la parola ad Umberto, che sicuramente farà delle domande molto più tecniche. Grazie Serena, qui abbiamo accanto anche una bella bella Chiara Grazie, e naturalmente presente. io lo chiamo direttore generale, lui non vuole, però ecco, tra poco mi ha detto che giocherà pure, quindi facciamo tutto un discorso complessivo. Bene, Antonio invece ecco la cosa più bella, questo tuo ritorno, come dire, nel pensiero del Lecce di Serie B, perché è tanto importante questa Serie B? Perché vuol dire dare una dimensione più consona comunque alla storia di questo club, a questa città, e poi è un passo importante per ritornare nel calcio. Non voglio dire che conta, ma nel calcio già è importante perché adesso un po' tutti ci sentiamo in periferia, quindi diventa un obiettivo Lo fondamentale. sforzo quindi ultimo è quello, diciamo, fondamentale per Sì. uscire da queste secche, fra virgolette, di una Sì, ma per il categoria. Lecce è una secca, Ecco. questa categoria è una secca perché non è adeguata alla dimensione, alla tradizione di questo club. Questo Lecce, qual è il problema che ti ha creato maggiormente? Perché è una squadra che dava affidamento completo, poi un blackout. Ma secondo me quell'inizio scintillante non era reale neanche quello. È stato possibile per una serie di fattori, per un ambiente estremamente positivo, c'era la rabbia dell'ambiente per reagire a quella che ancora oggi riteniamo e magari ritengono che sia stata una grossa ingiustizia, l'entusiasmo di una nuova società, quindi tanta tanta energia, tanta volontà e anche la voglia della squadra di prendersi quello È che stato c'era, sì, quello che era stato tolto. Poi probabilmente, inconsciamente, abbiamo un po' mollato e le altre squadre hanno iniziato a conoscerci e poi sono subentrate una serie di problematiche psicologiche e quant'altro, però è un campionato comunque ampiamente positivo, questo che stiamo facendo, abbiamo fatto 20, 24 vittorie e gli altri anni con 60, cioè quasi rischia di arrivare a 66 punti e non essere promossi direttamente. Negli altri anni è bastata una media punti nettamente inferiore, quindi è stato anche un Prima di dare la caso parola ancora unico. a Serena, proprio su questo fatto, questi playoff sono un inganno completo, sono una truffa che fanno, perché 10 punti di Sì. penali di distacco possono consentire, così come avviene in B, una promozione diretta. E invece no, qui, perché tutto questo? Ma perché la Lega Pro non ha deciso di uniformarsi né alle leghe di Serie B né alla Lega di Serie A e diciamo che ha queste regole un po' démodé e non è solo questa la regola Sì. démodé che ha. Effettivamente non si rispetta una meritocrazia abbastanza evidente perché 10 punti Veramente sono troppi. tanti. Sono Sono. troppi. In merito alla domanda che è stata fatta in una trasmissione a Mister Toma, quale sacrificio avrebbe fatto per vedere la sua squadra in B? Sembra che questa risposta che ha dato Mister Toma l'abbia un attimino impastidita. Se chiedete a me che sacrificio faccio per andare in Serie B, posso fare il sacrificio di esonerare Mister Toma? No, sto No, scherzando. No, sto non volevamo scherzando. dire questo. Mister, no, Mister Toma, cioè, sicuramente non mi ha fatto piacere. Poi conoscendo il personaggio a cui poi sono anche Certo, legato certo. umanamente perché ritengo lui sia una persona molto genuina, molto spontanea, che nel calcio poi questo è visto un po' come un difetto e quindi so che quello che ha comunicato era differente da quello Sì, che pensava. in effetti era proprio questo che volevamo dire, che pur di vedere, era questa la sua affermazione, pur di vedere il Lecce in Serie B si sarebbe messo da parte per vedere, guidata la squadra da un mister probabilmente migliore di lui, quindi probabilmente c'è stata un po' Sacrificio. di umiltà in questa No, più che proprio affermazione, vero? l'affetto che traspare. Ecco. Mentre la società mi diceva proprio adesso Antonio, poco fa, Antonio Tomo, mi diceva, io
il presidente, ma soprattutto c'è anche il mio amico direttore, hanno preso questa cosa un po' così, quasi quasi come un dispiacere. Dico no, credo che sia stata interpretata male da altri, non da loro. Sto dicendo bene? No, il dispiacere è che, e io adesso parlo, cioè io ritengo Antonio Tomo come mister veramente un allenatore molto preparato, avanguardista, che ha veramente tante qualità che sono difficilmente riscontrabili anche nei tecnici di Serie B e Serie A che ho avuto la fortuna di conoscere. A volte questa sua comunicazione, questo suo essere troppo genuino vanno a vanificare i reali meriti che poi lui ha. Infatti mi sembra anche, poi sai, come dicevamo prima, Lecce è una città piccola, i rumors intorno all'allenatore sono, cioè è un allenatore a cui vengono dati probabilmente proprio per questa comunicazione meno meriti di quelli che ha, e questo mi dispiace anche perché sto cercando di lavorare molto in questa direzione, nel rapporto con i giornalisti, nel rapporto con i tifosi, e però con risultati alterni. Fare queste dichiarazioni così forti, anche se pensava ad altro, in un momento così delicato della stagione, si è un po' mi ha irritato. Può essere psicologicamente destabilizzata. A proposito appunto del momento delicato della stagione, ero curiosa di sapere cosa lei pensasse invece dei giocatori della nostra squadra. Hanno risposto positivamente alle sue aspettative? Hanno avuto un buon riscontro o hanno deluso lei? No, allora, diciamo, e poi ci sono chi l'ha fatto meglio, chi meglio, chi un po' meno, chi un po' peggio, però tutti, chi prima, chi poi, si stanno esprimendo sui loro livelli, più che sui nuovi acquisti che hanno dato, penso, una risposta positiva immediata. Parlo di Bemushai, parlo di De Rose, ma anche del Martinez ultima versione, Bogliasino. Più che i nuovi arrivati, inizialmente hanno fatto fatica, quelle che poi erano le certezze su cui si puntava, quindi proprio i giocatori che erano di livello superiore. E adesso il fatto che mi fa pensare molto positivo è che abbiamo recuperato tanti di questi e vedo un grosso senso di responsabilità della squadra. Sono state messe da parte le divergenze, la competizione, cioè adesso li vedo veramente tutti remare per un unico obiettivo. È vero, la squadra a prescindere dall'io, a prescindere dall'io. La notte tu sogni o dormi tranquillo? No, la notte io dormo con l'ansia, no, non sogno e neanche dormo tranquillo. Cioè, questo perché? Mancano 180 minuti, come hai detto, però manca, secondo te, la certezza dell'uno o dell'altra parte di una direzione B senza playoff? Cioè Trapani può pensarlo, Lecce pure? Ma noi abbiamo il dovere di pensarlo. È naturale che siamo un po' amareggiati di essere finiti in questa situazione, perché sai, potrebbe essere il primo campionato che si decide con la differenza reti, e noi di occasioni ne abbiamo avute veramente tante per portarci non ultima proprio lo scontro diretto col Trapani, dove abbiamo perso una partita che indubbiamente per qualità di gioco non meritavamo di perdere. Siamo stati ingenui durante tutto l'anno e adesso che ritengo che abbiamo trovato la quadratura del cerchio, un po' la scocciatura di dover rischiare di fare i playoff ce l'abbiamo con il timore, perché poi si parla di partite quasi singole, quindi dove può succedere di tutto. Io mi auguro che i campionati, queste due partite, si svolgano nella regolarità più assoluta, e quindi ci credo che possiamo arrivare al primo posto, perché il Trapani ha un impegno importante come quello contro la Cremonese, che è una squadra molto ben strutturata, quindi io ci credo ancora. Sì, la Cremonese può essere veramente l'ago della bilancia, però bisogna vedere pure che succede con l'Entella, perché poniamo caso che l'Entella perde, va bene, ma se l'Entella fa uno o due punti, la Cremonese non ha più aspirazioni nei playoff. No, ma io già ammetto che la Cremonese non ha più aspirazioni nei playoff, però è una squadra che quest'anno ha indubbiamente fatto male, è una squadra che insomma se la doveva giocare con noi a livello di organico, e hanno un organico molto importante, ed è una squadra, anche e soprattutto perché ha avuto nel recente passato storie di calcio scommesse, che ha il dovere di onorare il campionato fino in fondo. Quindi avendo
considerando che ha questo dovere e ha i mezzi tecnici, potrebbe essere una brutta gatta da pelare. All'inizio di stagione avevi messo tre squadre, le ricordo benissimo, Cremonese, e naturalmente dicesti anche Lentella, vediamo come va, ma soprattutto mettevi in ordine tra Panissere, superava lo sciocco della scorsa mancata promozione. Era Lumezzane l'altra, mettevo Trapani, esatto. Cremonese e Lumezzane. Forse è venuto meno soltanto Lumezzane di queste previsioni, in queste previsioni. È un po' la Cremonese dopo la sconfitta di Lecce, cominciò a, sì, ad avere qualche dubbio. Due hanno deluso come Cremonese e Lumezzane, perché per la Cremonese non raggiungere i playoff penso che sia... era abbastanza inaspettato. Il Trapani ha superato bene lo show, noi l'abbiamo aiutato a far superare questo show perché stava a 13 punti, quindi siamo stati i polli, però sì, è un progetto consolidato quello del Trapani, che va avanti dall'eccellenza, quindi hanno fatto 4 promozioni consecutive, la squadra è sempre più o meno la stessa, ogni anno due elementi di categoria forti e hanno trovato la quadratura. Poi è una squadra che fa un calcio molto pratico, sì, molto di questa categoria, palla lunga e pedalare, è un anno in cui poi li dice anche bene, complimenti al Trapani. Serena, che vuoi chiedere? So che tu c'è qualche domandina. Sì, mi sta frullando qualcosa della testa in questo momento. È qualcosa che comunque ha fatto parlare un pochino gli addetti ai lavori, cioè quello che è successo ad alcuni di loro, ad alcuni dei giocatori all'interno degli equilibri, diciamo, della squadra. Qualche bisticcio, qualche guaio che ha combinato Dramé ultimamente. Allora, che cosa vogliamo dire, direttore? Ma qualche bisticcio, i bisticci ci sono in tutte le squadre. Ovviamente. No, ma non è una frase fatta, perché è proprio vero, anche nelle precedenti esperienze. Certo. In tutti i gruppi e ce ne sono anche di peggio. Poi qui, essendo una piazza importante, ci sono sempre 10 giornalisti agli allenamenti e quindi è difficile nascondere, le cose, però contrasti di gioco in un anno di lavoro, nei momenti di tensione, sono cose normalissime. Sono state anche inflitte delle punizioni, sì, esemplari, sì, diciamo. Sì, esemplari, alternative, il volontariato, ecco. Pene pecuniarie, e poi quest'anno appunto questa tour è abbastanza movimentato, sì, da soprattutto l'ultimo periodo da questo punto di vista. Per quanto riguarda la vicenda Dramé, è una cosa così grossa. La responsabilità non ricade assolutamente sulla società. A me dispiace per il ragazzo, perché secondo me, diciamo... Antonio, adesso però mi devi dare la risposta, come sempre fai, serena e sincera. Sei stato tu a volere, o in generale, tenere questo campo chiuso, vietato all'occhio indiscreto? Ma in realtà era un po' un'esigenza, a un certo punto è stata un'esigenza di tutti, della squadra che era meno tranquilla, dell'allenatore che era meno tranquillo e io che ho tagliato la testa al toro perché volevo star tranquillo, quindi volevo tenere tranquilli loro e star tranquillo pure io. Era un momento in cui il gossip stava diventando... si stava espandendo a macchia d'olio e uscivano fuori tante di quelle notizie non vere che io passavo più tempo a discutere delle cose che non esistevano, certo, di quelle reali. Quindi è stato anche un aspetto che ci ha favorito, nonostante non sia questo l'ideale, perché siamo contro la censura, anzi siamo per la piena la libertà di espressione. Ha fatto il resto, no? Visto che andavano bene le cose. Non lo so se è da parte del mister questa roba della scaramanzia, però sì. Quando le cose vanno bene, è meglio tutto non... fa brodo, no? Tutto fa brodo. Senti, per quanto riguarda il brodo invece immediato, questa bella, una zuppa succolenta facciamo, ed è questa zuppa, che cosa cambierà con il Lecce promosso? Cosa cambierà? Dobbiamo essere prima promossi, perché non dobbiamo fare lo stesso sbaglio che abbiamo fatto tutti a novembre, che pensavamo di avere il gatto nel sacco molto prima di iniziare a inseguirlo. Quindi su quello che sarà è giusto discuterne quando sarà, perché se no si fanno voli pindarici che ci distolgono solo l'attenzione da quello che è reale mirino. Abbiamo questi 180 minuti, poi vedremo, ma non voglio fare il sostenuto, perché è reale.
Ma io parlavo di questo perché papà Savino avrà detto a te, vedi che cominciamo a pensare, no? Ma in realtà c'è stato uno, cioè, noi avevamo avviato una serie di operazioni in prospettiva a gennaio, il mese di gennaio, eventuali scadenze di contratto, e poi queste hanno subito uno stop, ed è naturale, è difficile in questo momento così poter fare mercato, poter essere avanti. Poi le idee sono chiare, ma perché è chiaro il progetto in prospettiva, però c'è poca azione, c'è qualche idea ma poca azione. Il giudizio delle donne lo faccio dare da loro, io invece il giudizio sugli uomini, sulla tifoseria, ti ha completamente soddisfatto oppure ti aspettavi qualcosetto di più da quello che è stato dato? Ma parli di numeri? Il tifoso in generale, così come comportamento, come presenze, come atteggiamento pure. Ma sicuramente da Serie A, con le presenze, poi io sono convinto che sono ottimi numeri per la Serie C, come sono appunto convinto che aumenteranno a seconda del... magari se riusciamo a salire di categoria. È stato un anno positivo da questo punto di vista, poi è stato un orgoglio avere tanta gente in trasferta, insomma abbiamo fatto arricchire le consorelle della Lega Pro da questo punto di vista. Sì, senti, Vera, sì, parlavamo di rapporti sociali, rapporti umani all'interno della società, è emerso anche il nome di papà Savino e mi chiedevo, la domanda mi sorge spontanea, il rapporto, lavorare con suo padre com'è? È un'arma sicuramente a doppio taglio? Non so se è a suo favore appunto, a suo sfavore, quindi in veste di collaboratore appunto in veste di figlio, com'è? Effettivamente molto molto difficile, anche perché mio padre è una persona, cioè, molto, persona molto presente, sanguigno, molto sì, papà, spontaneo, c'è è niente. Sanguigno, È una persona, diciamo, un po', senti, un po' da gestire. Tu mi dici, non lo fate mai parlare dopo la partita, perché? L'accento è marcato. Perché? Ma perché? Dice la verità. Ma non è che dice la verità, esprime la rabbia del tifoso. È il tifoso. Esatto. Ma lui non può essere, cioè anche se può essere simpatico, cioè è simpatico, infatti io gli dico se obiettivo, no, ma rischia di essere un personaggio molto simpatico quando piace, si vince. Che essere sanguigni, sinceri, così fa. Certamente forse non piacerà a qualche giocatore se dice una cosa, no? lo so, infatti quest'anno c'è stato da fare in molti ambiti l'assistente sociale, e quindi sai, lui è una bomba a mano, e poi abbiamo messo l'allenatore che è una bomba a mano, c'è un campo minato quest'anno, e quindi è bastata abbastanza. Siamo quasi verso la fine, Chiara, Serena, te vai. Beh, io niente, volevo soltanto chiedere quale sarà poi l'equilibrio successivo, insomma, aspettiamo queste ultime ore, diciamo, questi ultimi incontri. L'ultima parola su quello che sarà dopo. Su quello che sarà dopo, dipende qual è il risultato. Noi ci auguriamo che sia in Serie B, una favola voglio smentire, nel senso che se si rimane in Serie C noi ce ne andiamo. Non è una cosa. Dillo un'altra volta. Antonio, ripetilo un'altra volta questa, perché è una non favola, è un discorso che generale, che viene ripetuto a più voci. Se non vai in B, i tesoro lasciano. È vero tutto questo? No. E allora dillo un'altra volta. No, ma questo poi probabilmente è un vociare che si è alimentato, perché noi avevamo grossissime perplessità a prendere questa squadra in Serie C, perché un salasso dal punto di vista economico, molto più che la Serie B e molto più che la Serie A, perché qua si pensa al contrario, si pensa che sia più dispendioso gestire una società in Serie A che in Serie C, invece è totalmente il contrario, in Serie C ci si rovina. E poi perché è una categoria così infame, e noi avevamo avuto precedenti esperienze che proprio ci spaventava. E infatti anche quest'anno non si è fatta attendere la bella sorpresa dietro l'angolo. Nel caso fosse Serie B, cercheremo di consolidare la categoria e di aggiungere ulteriori step. Si parlava di crisi, a proposito di rumors, si parlava di una crisi a livello economico, questo è vero? Una crisi a livello economico? Così, voci di corridoi. Cioè, questo non è assolutamente... Della società? Sì, per quanto riguarda gli equilibri appunto economici della società. Ma è qualcosa che ci è giunto all'orecchio, ma appunto io volevo chiedere questo. Gli equilibri, cioè se ci fosse crisi a livello economico, non lo dovresti chiedere a me,
perché dopo un minuto ci sarebbe la Covisoc che ti fa il deferimento e ti fa la penalizzazione. Quindi queste non sono voci, queste sono cattiverie che ci hanno accompagnato benissimo durante l'anno, benissimo, e che è la cosa che ci ha dato più noia in assoluto. Benissimo. Poi uno si tappa il naso e certo, va avanti. Certo. Chiara, devi fare qualche domanda ancora? No, ha risposto con completezza esorientamente alle nostre domande. Senta, ti aspettavi qualche domanda diversa da quella che abbiamo fatto? Te ne aspettavi una? Per esempio, tu ti dici, oggi mi faranno questa domanda. Un argomento a piacere. No, ma aspettavo queste luci che mi stanno rintondendo, pensavo fosse una roba molto più... Senti, adesso invece te la faccio io l'ultima domanda, quella là proprio piccante, così. Mo, se dovessi scegliere fra queste due ragazze, chi sceglieresti? Ma perché dobbiamo creare una serie di casi familiari incredibili? Ce ne sono molteplici. È così, giusto per, grazie per dirti grazie. Veramente. Io offro un caffè volentieri a tutti quanti, anche grazie a te, partendo da te. Vabbè, grazie tanto. Questa la tagliamo. E naturalmente in bocca al Lecce, perché il Lecce, sul serio, ce lo aspettiamo questo Lecce in Serie B. Va bene, speriamo. Ringraziamo l'amministratore delegato dell'Unione Sportiva Lecce, Antonio Tesoro. Grazie a voi.